costruire una specie di camera oscura in cui fare la proiezione. Però basta venire a Ferrari, ci siamo noi. Ah, ecco, una cosa che raccomando, l'eclissi inizia alle 9.22, finisce alle 11.42, il massimo alle 10.30. Se siete interessati venite in quel range. Se arrivate a mezzogiorno, ah ma è finita, e non torna indietro. No, ma ve lo dico perché nel 2004 noi eravamo a Ferrari per vedere il transito di Venere, che è durato 6 ore e mezzo, una cosa del genere, 7 ore. Dalle 7.20 di mattina noi eravamo lì. 10 minuti dopo che è finita, è arrivata Rai 3 con la tube, ah, ma è finita, che cavolo, avete avuto 7 ore di tempo, e ci hanno fatto rimettere in maniera posticcia il telescopio per finta di osservare il nulla, perché era finito. Quindi stavolta non dura 6 ore, ma dura più di 2 ore, quindi tempo ce n'è. Però venite, poi non lamentatevi, noi il sole e la luna non li possiamo spostare come ci piace, dobbiamo adattarci. Quindi, qualche altra domanda? Da quando si comincia a raccontare i Saros? Ah, questo in realtà, questa numerazione, anche lì è stata una numerazione fatta un po' così arbitrariamente. È stato stabilito un Saros 1, che inizia, non so, lo possiamo vedere qua, guarda, te lo dico qua perché col programma, ecco, iniziava nel 2872 a.C. Poi in realtà quando è stata estesa la possibilità di effettuare questi calcoli, esistono anche Saros con numeri negativi, però Saros meno 1, Saros meno 50, Saros meno 120. Sì, all'interno dello stesso ciclo di Saros. Quindi sì, però non è per calcolare, per determinare quando inizia, cioè quando dare il numero 1 a un Saros, non è così, hanno dovuto fare tutta una serie di considerazioni. Sono anche lì per ordinarli, per dire Saros 1, 2, 3, 4, visto che sono tutti inframmezzati e si intersecano, non è così facile stabilire quale viene prima dell'altro in assoluto. Degli astronomi negli anni 50. Qualche altra domanda? La reazione degli animali è vera, la posso testimoniare. Cioè, poco prima della fase di totalità, quello che si assiste è una diminuzione della temperatura abbastanza rapida, di 4-5 gradi, e un vento, una brezza che viene come conseguenza della differenza di temperatura, e ad esempio degli uccelli che avevamo vicino si sentivano a cinguettare negli alberi, arrivati in quel momento si sono azzittiti e hanno continuato ad azzittirsi qualche minuto dopo la fine della totalità, come dire, ma saremo sicuri? È di nuovo un altro giorno? Gli animali sono stati più sensibili degli uomini, perché quando eravamo in Turchia nel 99 ci eravamo fermati al bordo della strada e gli ultimi minuti erano quelli in cui si vedeva il sole, cioè questa luce così strana, grigia, grigiastra, e gli uccellini si sono azzittiti, gli animali erano tutti spaventati, e mentre eravamo lì è passato tranquillamente a tutta velocità un furgone con i fari accesi, non gli fregava niente, cioè è buio, accendiamo e non guardiamo il sole, cosa sta succedendo, andiamo avanti con i fari accesi e basta. Quindi gli animali sono stati sicuramente più sensibili. Io mi ricordo un saio che cantava nel 1960. Cantava di nuovo perché era nuova vita. E poi che fine ha fatto quel gallo? La totale. Scusa, venerdì ci sarà una copertura, ho visto, del 69,7. Sì. Adesso ho visto nel filmato che ci hai fatto vedere dalla mia, che una luce emessa dal sole diminuisce molto poco rispetto alla copertura solare, finché non avviene quasi la totalità, quindi nell'ultimo minuto la luce crolla rapidamente. La temperatura non si modifica nello stesso modo, cioè la temperatura, nonostante la copertura del sole, rimane
comunque arrivare, perché probabilmente l'atmosfera fa da... Certamente, sì, non siamo al di fuori dell'atmosfera, l'atmosfera ce la preserva, però la diminuzione la senti. Sì, sì. No, no, parziale no. Parziale no. Dico totale, ma anche, allora ad esempio in Tunisia nel 2005 nella Bangoli c'era anche Massimo che era qui, è lì, il nostro socio, e eravamo nel deserto e anche se l'eclissi non è stato totale ma è stato annulare, era annulare al 98,5%. E anche in quel caso lì si è sentita la diminuzione di temperatura. La senti perché a un certo punto ti arriva questo venticello fresco che è la temperatura un po' inferiore della tua sera celestiale. Sì. Sì. No, parziale no. Tra l'altro un aneddoto che ricordo, eravamo lì appunto in Tunisia, stavamo andando, avevamo fatto variare il giro organizzato per essere quel giorno proprio nella posizione della molarità, e alla guida dell'autista locale avevo spiegato che dobbiamo andare 50 km a sud in questa strada nel deserto, non c'era assolutamente niente, e loro ci avevano appena conosciuti, erano un po' titubanti, ma davvero dobbiamo andare lì? Sì sì, partiamo a questa jeep, andiamo giù, non c'era ovviamente niente nel deserto, io ero con il GPS, dicevo ancora 10 km, ancora 7 km, ancora 3 km, questo era sempre più perplesso. A un certo punto la strada ha fatto una svolta, quando eravamo ormai nei pressi del centro della fascia di regolarità, io ho fatto la curva, una montagna di gente, un pullman, telescopica, balletti, hanno capito, si sono un po' confortati, la guida dell'autista, no? Si sono resi conto che non eravamo solo noi unici pazzi ad andare in quel posto lì, ma c'era questo gruppo, erano dei francesi che erano messi, si sono messi a 200 metri di distanza e abbiamo osservato anche noi, però è stato abbastanza divertente questa cosa. No, non vedi niente, non vedi niente, fino alla fine non vedi niente. Una delle cose che probabilmente terrorizzava gli antichi era anche quella che tu fai la tua vita normale, giri, c'è giorno, il sole, sai, basta una nuvola che ti dà un'attenuazione maggiore e poi all'improvviso dici, beh, che succede? Perché c'è questa luce così giallina che diventa giallo-grigiastra la luce? Se più grigia, più tenue, le ombre tendono a scomparire, guardi il sole, ti rendi conto improvvisamente, boom, buio, la corona così come si vede, le stelle intorno, cioè è agghiacciante, se la pensiamo dal punto di vista di una persona che non sa che cosa sta succedendo, è terrificante. Io mi ricordo che la prima volta che l'ho visto, sapendo ora minuti e secondi, comunque ero tesissimo, direi, se abbiamo un'emozione di vederla. Quindi... No, no, io parlo di eclissi totali, parziali... No, no, cioè la parziale non sappiamo che c'è, la facciamo osservare noi, ma la vita sembrerebbe normalmente a Genova se non ci fossimo noi o altri che mostrassero le eclissi in corso. Assolutamente, sì. Allora, se non ci sono altre domande, sì? L'eclissi è stata totale però su Genova. È stata la famosa eclissi che si è vista totale su Genova. Se andiamo qua, lo faccio vedere. Usiamo un altro programma, anche se graficamente è meno di impatto, però è più... Andiamo qua, 1961. Eccola qua, all'alba, questa era quella di 54 anni fa. Il centro in realtà non era su Genova, quindi qua Genova si è vista così, è durata circa 1 minuto e 40 secondi, approssimativamente, poi dipende dalle zone di Genova, piccolina, vedete che ha la stessa forma di quella di venerdì prossimo, solo che quella di venerdì prossimo passa qua più a nord. Scusa? Il centro della totalità è la linea rossa. È la prossima più vicina. Era stata piccolina ma era impressionante. Io me la ricordo bene. Certo, è impressionante. Sì, sì. Sono impressionanti le crisi totali.
Sì. Allora, tutta questa si dice l'inviluppo, cioè la stombatoria, diciamo, del cono di penombra. Quindi il cono di penombra complessivamente oscura passa sopra questa parte di terra. Queste due figure qua indicano, questa è la forma del cono di penombra quando tocca la terra all'inizio e questa è la forma del cono di penombra quando lascia la terra. E questo è il bordo inferiore del cono di penombra. Però appunto bisogna tener conto che intanto la terra ruota sotto. Se guardiamo, riteniamo il programma di prima, poi devo interrompere perché il tempo a nostra disposizione sta scarseggiando. Se guardiamo ad esempio, prendiamo la crisi del 2006, quella che si è vista lì dalla Turchia. Ecco, qua non viene, però vedete è difficile, aspetta, riesco a visualizzare sotto la barra, sì, facciamo così, ecco, vedete da qui il cono di penombra arriva, tocca, entra dentro la terra, passa e se ne va. Quindi il cono d'ombra segue una traiettoria, diciamo, rettilinea, la terra ruota e la risultante questa linea curva e quindi anche tutta una linea, se noi potessimo in questo programma anche mappare il cono di penombra, vedremo tutta una figura un po' storta. Allora, se non ci sono altre domande, io direi che dobbiamo interrompere, anche perché tra mezz'ora non si può chiudere. Grazie, e l'appuntamento è, mi raccomando, venerdì prossimo, venerdì mattina, alle Ferrari. E il 18 di aprile, la prossima conferenza, e il 19 marzo, l'inizio del nostro corso base. Tutti i momenti abbiamo qualche cosa. Buona serata a tutti.